Ciao a tutti, mi chiamo Giovanni, ho 20 anni e vorrei raccontarvi brevemente la mia esperienza, la mia testimonianza. Io sono nato in una famiglia cristiana e sono cresciuto tra i banchi della chiesa e fin dalla mia infanzia ho ricevuto gli insegnamenti della parola di Dio. Ma durante l'età adolescenziale pian piano ho perso ogni interesse verso le cose che riguardavano Dio e all'età di circa 15 anni iniziai con degli amici a fumare, fumavamo marijuana e hashish e oltre alle sigarette. Iniziamo in maniera sporadica perché ci volevamo divertire, volevamo passare qualche ora di spensieratezza, di risate ed effettivamente ci divertivamo. Iniziamo quindi in maniera molto sporadica, ma col passare del tempo iniziamo a farlo sempre con una maggiore frequenza, fino a quando io iniziai a fumare anche da solo, non mi bastava più fumare solo con i miei amici. Nel giro di poco tempo per me divenne una forte dipendenza perché io avevo bisogno, sentivo ogni giorno il bisogno di fumare, non più tanto per divertirmi, ma per necessità, per colmare quel bisogno interiore che c'era di sentirmi per qualche minuto, per qualche ora forse, fuori dalla realtà. E la situazione andò avanti per diversi anni e andò sempre peggiorando. Ci sono tante cose che dovrei raccontare, ma non lo faccio per brevità di tempo. E questo portò anche dei problemi con la mia famiglia, in particolare con i miei genitori, perché io raccontavo a loro un sacco di bugie, bugie su bugie per nascondere qual era la mia vera situazione. E inoltre rubavo anche tanti soldi per poter ogni giorno comprare l'erba, fumare. Questa situazione andò avanti quindi per diversi anni, fino a quando nel marzo del 2019 io andai a Milano e una sera mentre camminavo verso l'hotel, sentivo una sensazione strana, sentivo un peso mai sentito fino a quel momento, un peso che mi stava schiacciando, un'oppressione particolare. Io in quella sera è come se vidi chiaramente qual era la mia condizione. Ero schiavo della dipendenza, ero triste, ero continuamente insoddisfatto, cercavo in continuazione qualcosa che potesse riempire la mia vita. E sapete, io non ero un delinquente, non ero un tossicodipendente di quelli che si vedono per strada e si scansano. Io ero un bravo ragazzo, ero tutto sommato considerato un bravo ragazzo, però quella sera capii che io ero un bravo ragazzo schiavo, ero un bravo ragazzo insoddisfatto, triste, vuoto. Allora quella sera feci una cosa che non facevo da molto tempo, io pregai, mi rivolsi a Dio, a quel Dio che io imparai a conoscere fin dalla mia infanzia, ma che avevo dimenticato da un po' di tempo. Mi rivolsi a Dio e dissi: Signore, liberami da questa dipendenza e cambia ogni cosa di me. Quando tornai a Crotone avevo casa libera, ero da solo a casa. E generalmente prima di quel giorno io, se ero da solo a casa, era impossibile che io non fumassi, dovevo per forza fumare, ma quel giorno entrai a casa e vi posso dire che quel giorno entrai a casa ed ero libero, non avevo nessun desiderio di fumare, non c'era più nessun interesse di fumare, era come se non l'avessi mai fatto, il Signore mi aveva liberato. Ora tu che stai guardando questo video, forse anche tu hai una dipendenza. Potrebbe anche non essere una dipendenza da sostanze, potrebbe essere una dipendenza dalla paura, forse dal dolore. Di cosa sei schiavo? Sappi che Gesù ti può liberare, come l'ha fatto con me, può farlo anche con te. Lui aspetta solo una preghiera sincera e un cuore aperto. Quando tu chiederai a Gesù di poter entrare nella tua vita, di poterti cambiare, tu sarai veramente libera. E potrai gustare quella pace che si trova solo in Gesù. Non dovrai più andare altrove a cercare qualcosa che ti soddisfi, perché la presenza di Gesù nel cuore è sufficiente a darti la vera pace che tu non troverai altrove. Gesù ha detto: Io non vi do come il mondo vi dà. Dio ti benedica.